carina come città, non offre molte possibilità ai giovani, perché è piccolina, senza l'università, quindi già una città senza l'università non dà molte possibilità, però la mia giovinezza l'ho passata qua, quindi mi piace anche. Mi sento molto più italiana che albanese, anche se sono nata in Albania. Però per magari le cose più importanti della mia vita le ho vissute qua. Quando stavo in Cina, no, io penso che qui in Italia, no, è molto più bene di in Cina, così. A me piace, no, venire qui, qui in Europa, no? Perché i giovani sempre pensare andare in giro, no? Quel giorno di 7 marzo del 91, quando abbiamo provato che siamo saliti sulla nave, è stato un giorno che non si può dimenticare mai, che vedevi pure che cadevano al mare i ragazzi, era una cosa tremenda. E mi vengono ancora i brividi, se le ricordo quel giorno, dico mai più non lo faccio quell'avventura. È stato brutto quando ho lasciato la mia famiglia e sono andata a Tunisi. E mi mancava anche il paese mio, sa quante volte io uscivo e speravo di sentire la voce, il parlare, il dialetto del mio paese, lo desideravo tanto. Con la mia patria, io da 6 anni che non vado in Albania, quindi non è che ho tutto questo rapporto. Mi piacerebbe andare perché ho i parenti, gli zii, i nonni, quindi mi piacerebbe andare in Albania, ma non per starci più di una settimana, perché non la conosco. Non me lo sento più, fino adesso non me lo sento più di tornare per situazione che sta, non per il mio paese, che il mio paese lo amo, è bello. C'è di tutto, ma solo che non sanno governare. E quella è la cosa brutta, che soffre quel poco dall'altro. Non so se l'avete visto mai qualche documentario di Tunisi. Un souk dove ci sono tantissimi negozi, ma tutti arabi. Se ti inoltri è pericoloso. Non conoscendo la lingua, io non potevo andare da sola. È un po' paura perché non parla lingua italiana, tutta gente è diversa, la faccia è diversa, un po' sì, è così in Italia, quando è appena arrivata. No? I primi 2 anni c'era bisogno di integrarmi, no? Quindi magari non uscivo perché non ne avevo amici, stavo con i miei, però poi ho fatto amicizia subito. Poi piano piano a studiare un po' di libro, così. È libro mio, però italiano e cinese, così. I primi anni sono stato proprio difficile, perché quando non sai parlare mi sentivo proprio male. Poi piano piano ho cominciato a parlare e mi sono integrato pure io. La mattina vado da lunedì fino a sabato, ho preso una famiglia, mi occupo di tutto, pulire, lavare, stirare. E io lì lavoravo, c'era un ebreo che mi dava, portava a casa il lavoro, dei blouson di pelle, tutti tagliati, io avevo una macchina a doppia forza e confezionavo questi giacconi di pelle, per pelle, quel che. Poi quando io appena arrivata qui in Italia, no? Comincio il lavoro, faccio cameriera, no? Perché per venire qui e vivere più bene, no? Guadagnare di più, così. Poi mio marito, quando io stavo in Cina, no? Mio marito già era qui già. Sapevamo fare tanto, sia io che lui, perché poi ero un tutto fare mio marito.
faceva tutto. Dove metteva le mani era bravo in tutto, quindi avremmo potuto benissimo, io dal canto mio e lui dal suo, avremmo potuto benissimo realizzare di più. È stato difficile, no, per i miei, perché mio padre da un lavoro, per dire, perché fare l'avvocato, il procuratore è un lavoro pesante, ma non fisicamente, mentalmente più che altro. Venendo in Italia di certo non poteva fare lo stesso lavoro, quindi per forza doveva fare un lavoro fisico. Mia madre faceva l'amministratrice all'Enel, è stata laureata in francese. E ha dovuto fare i lavori che fanno tutti gli extracomunitari che stanno qua, no? I miei non mi hanno mai fatto pesare niente, io ho avuto già da piccola, ho avuto tutto quello che ho voluto, e anche quando magari loro non potevano darmi, hanno cercato in tutti i modi di darmi tutto quello che ho voluto, sempre. Al 91, quando che hanno preso la nave, è andato proprio via tutto il cervello di Albanino, i professori, i docenti, i medici, tutti. È stata proprio una prova brutta per Albania, che ti va via tutta intelligenza, ma solo che ti senti male, per esempio, se senti una cosa, subito dicono gli albanesi, sono stati gli albanesi. Succede una rapina, albanesi, ti senti proprio male, che non è vero che siamo tutti cattivi, che come stanno qua, sono i bravi, sono i cattivi. Ma a me non mi vergogna per dire che sono albanese. Sono proprio orgogliosa che sono albanese, ma proprio albanese. Domani, per esempio, si mettono a posto le cose, io domani parto e vado nel paese, proprio nel città. Non si può, è difficile. Adesso sto bene, anche se sono sola, però sto bene. Quando ho età più grande, tornare in Cina, sì. Magari fra 10 anni, 20 anni, no? Tra 20 anni mi vedo un avvocato in carriera, sola, da sola, che avrò fatto tutto da sola, senza l'aiuto di nessuno. Magari la mia famiglia penso che ha intenzione di tornare in Albania, di stare qua, non lo so. Ma mi vedo bene. Mi vedo forte, da sola forte. Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Ai, ai, ai. E sì che l'Italia sembrava un sogno, steso per lungo ad asciugare. Sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane
pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, 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 ai,